Allora, questa è di nuovo... deformulare, siamo qua anche oggi. Questa era queste domande, queste risposte. La parte rituale però deve introdurre lei. La parte rituale introduzione. Come va? Tutto a posto? No, tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto non è tutto a posto. Non è tutto a posto perché, come ben sapete, come abbiamo visto, il programma soprattutto sull'andamento dei risultati si sperava meglio. È indubbio che a pari passo col migliorare magari del gioco ci si aspettava qualcosa di buono. A parte i risultati, soprattutto dalla trasferta di Crotone, ci aspettavamo tutti. Noi per primi un risultato diverso, poi per quello che è successo, per gli eventi in campo, ci siamo a parlare di una sconfitta, possiamo dire immeritata, possiamo dire se facevamo un gol, però stringi stringi il gol della vittoria non è arrivato, anzi abbiamo preso un gol, un'espulsione, manca dei giocatori in cui dobbiamo migliorare anche sotto il profilo psicologico. Questa è una squadra, sono dei ragazzi abbastanza fragili, sono giovani, fragili, ma quello succede sempre nelle squadre che non hanno risultati. Abbiamo lavorato molto sotto l'aspetto psicologico, non si può sempre bastonarli, non si può sempre dargli la carota, bisogna stare molto attenti, dei ragazzi che si aspettavano altro, come del resto voi tutti e noi tutti, anche perché se io sono qua vuol dire che anche prima, non si è riusciti a sviluppare quello che era nei programmi societari, nei programmi degli allenatori precedenti. Le difficoltà non si possono superare dall'oggi al domani. La cosa che mi lascia non sperare, perché sarebbe, se siamo alla speranza vuol dire aver già sbagliato, lascia soddisfatto l'interpretazione comunque di un tipo di gioco, di una mentalità che non sembra, penso, non so se avete notato anche voi, non sembra una squadra ultima in classifica, che senza un'idea, senza un qualcosa da dare. Il problema è il risultato, è il più grosso problema, la stringi stringi è la cosa più problematica. E su questo non abbiamo più molto tempo, il tempo era già finito prima e adesso bisogna raccogliere le cose, magari saranno anche poche, cose buone, ma bisogna iniziare a raccogliere. Non è l'avversario naturalmente ideale, perché è una squadra che non ha pensieri, una squadra che gioca sulle ali dell'entusiasmo, sto parlando tutte per frasi fatte e rifatte del calcio, vola sull'entusiasmo. È una squadra in difficoltà, però penso che domani si vedrà una squadra ancora più motivata, perché nonostante le difficoltà del risultato siamo chiariti molto bene su quello che è il nostro obiettivo. L'obiettivo è dello spogliatoio, che poi introduce quello che è il lavoro della domenica. Mister, cominciamo con le domande così. Eh sì, perché non stiamo andando ormai, non sto andando, ditemi voi. La staremo a ascoltare. Senta, proprio in virtù del fatto che. Sto cercando di distrarvi così magari qualche domanda mi prende sulla stanchezza. Domani insomma. Sono stanco anch'io, stavo andando a finire. Lei ha detto due cose importanti, no? Tra tutti, diciamo, gli spot che diceva giustamente, no? Che se siamo arrivati alla speranza è meglio che chiudiamo, chiaramente. Oh, infatti è la prima cosa che ho detto, la speranza... E anche detto che di tempo veramente ormai ce n'è poco, perché comunque siamo ultimi in classifica. La matematica non è un'opinione. Siamo ultimi un po' in tutte le cose, tra le minor vittorie, i minor gol realizzati e le scorre. Insomma, è una squadra che a livello aritmetico forse merita attualmente l'ultima posizione in classifica. Sì. Lei crede che domani, visto e considerato che le altre squadre che fino a ieri stavano insieme a noi hanno iniziato a correre, vedi Cittadella che vince al Partenio, via discorrendo, domani per noi è l'ultima spiaggia, nel senso che se non vinciamo il distacco con gli altri aumenta? No, non è l'ultima spiaggia, c'è da un po', non è l'ultima, sono tutte ultime spiagge, considerarla come l'ultima, l'ultima insieme alle altre ultime. Io lo dico l'ultimo per un semplice motivo, perché abbiamo un avversario terzo in classifica. Quello che mi stavo perdendo prima nel discorso.
sono tutte ultime spiagge, sono tutte da qui alle prossime 4-5 partite, poi i calcoli, la matematica, ragazzi, il tempo che già ne avevamo, non ne avevamo prima, figuratevi adesso. Non posso non continuare a lavorare come prima e più di prima su alcuni concetti e su quello che è la preparazione alla partita, perché se no sarebbe stato inutile venire qua dalla stampa a parlare con voi, sarebbe inutile andare a campo a lavorare con i ragazzi se non credessi. Non stiamo a perdere tempo, ragazzi, voi non perdete tempo, noi non perdiamo tempo, perché ci crediamo noi per primi, noi come staff, e i ragazzi si stanno convincendo che attraverso quello, il lavoro che stiamo facendo, si deve arrivare all'obiettivo, che il nostro obiettivo, che tutti sanno, quello che è la vittoria. Senta, la vittoria è la convinzione. Avversario difficilissimo, chiaramente, Livorno, che più difficile che potessimo incontrare in questo momento, e si unisce a un momento chiaramente di precarietà psicologica come quella della nostra squadra, e si unisce per ultimo al problema con la tifoseria, visto che c'è stato questo comunicato diramato da parte del tifo organizzato in cui non sosterrà più la squadra. Penso l'avrà letto il comunicato, no? No. Vabbè, bugia. Ma 20 minuti dice. Sì, 20 non minuti. Ho letto il comunicato, però c'è scritto, la cosa più antipatica è che c'è scritto anche ci saranno anche altre iniziative della squadra, no? Una cosa abbastanza antipatica poi, perché vinciamo. È giustissimo, i tifosi che vengono allo stadio, pagano il biglietto, hanno il diritto di fischiare se sono scontenti dello spettacolo, hanno il diritto di applaudire quando sono contenti, ma non è una cosa nata adesso. Se dovessero fischiare, se dovessero non gradire lo spettacolo, è normale ed è giusto che sia così. Non è che Latina è diversa da altre società o da altri campionati. Da quando esiste il calcio esiste il tifo, è così, ed è giusto. Se io vado allo stadio, pago il biglietto, non mi piace quello che vedo, è giusto che fischi. Come tocca a noi portare degli applausi, cercare di convincere la squadra e di convincere il pubblico che non meritiamo questa posizione di classifica. Quello tutti sei, ma... Mister, in due partite della sua gestione c'è stato un problema di gestione della gara di 90 minuti. Sì. È d'accordo? Sì. Pensavo, qual è il problema e come risolverlo? Sì. Per la gestione della gara, perché non hanno i 90 minuti. Per 90 minuti non è facile. È difficilissimo reggere i ritmi che io chiedo alla squadra per 90 minuti. Il problema è più che altro dovuto al fatto di non aver realizzato almeno una rete. Allora continuare a costruire, a non avere pause, poi fa il doppio della fatica degli avversari, e ci ha condizionato, sicuramente il risultato ha condizionato poi la prestazione, la stanchezza della squadra. Questo parlo della prima partita, che abbiamo poi rischiato di perdere, perché tenere quei ritmi era pressoché impossibile, speravamo tutti, anche perché pochi giorni di lavoro, speravamo di fare il gol prima, poi naturalmente sapete come avviene, si fa un gol e la squadra avversaria si apre, per il modo in cui giochi te, crei non una o due palle gol, ma possibilmente ne crei molte di più, la squadra aperta. Crotone, girandola, abbiamo cominciato molto bene, stesso discorso, intensità, giocate, palle gol. Siamo andati sotto sul rigore un po'. Dubbio, non dubbio, quello ce l'ha andato comunque. Abbiamo rimesso la partita e abbiamo avuto subito un'occasione di far subito il 2-1 con Marco, che è riuscito a stoppare la palla. Erano in due su una palla soltanto, che era molto probabile, si poteva fare. Il secondo tempo cos'è successo? Il secondo tempo abbiamo, per la troppa voglia, la troppa fuoco, abbiamo iniziato a fare un po' di errori personali un po' singoli, quindi abbiamo perso un po' di distanze. E in tre minuti abbiamo subito un'espulsione, nel momento in cui stavamo riassettando la squadra prima dell'espulsione di Angelo. Poi tra i tempi da voler cambiare qualcosa è stato espulso subito. La squadra l'abbiamo messa bene, nel senso che poi per una palla
filtrandoli in mezzo all'area, abbiamo perso un po' le marcature, 2-1. Noi abbiamo, abbiamo provato a fare gol, abbiamo cercato di trovare la forza, ma era una squadra molto stanca, abbiamo messo altri attaccanti. Ma la partita l'avete vista tutti. Il fatto di... Che cosa volevi sapere? Se con Livorno vedremo lo stesso atteggiamento da primo minuto, l'atteggiamento... di cambiare qualcosa, perché... Cambiare qualcosa... Cioè, aspetta un attimo. Ma noi non è che facciamo super pressi sul portiere loro, eh. Il fatto di attaccare la palla ferma sul portiere a Crotone per non creargli delle difficoltà, come poi è avvenuto, perché non, è una squadra che partiva da dietro, una squadra che voleva giocare, gli abbiamo levato subito quella sicurezza. Infatti ogni volta che prendevamo palla loro erano costretti a vedere, lanciavano la palla fuori dal campo perché non avevamo più idee, quindi è una impostazione tattica che va studiata. Livorno è innanzitutto un modulo diverso, è una partita diversa, una partita che comunque, giocando con una squadra che libera mentalmente, si concede e concede, nel senso si concede e concede perché non hanno questa grossa problematica di dover strappare ogni metro del campo perché vedono il baratro. È una squadra che gioca perché se lo può permettere. E le armi che useremo domani, sicuramente l'intensità e la capacità di giocare la palla nei momenti anche difficili, cercare di essere lucidi, perché la cosa che più a livello fisico che uno lavora è che il giocatore nel momento di fatica faccia la scelta giusta. È lì che c'è la differenza tra i giocatori preparati bene fisicamente e quelli che sono un po'... Perché quando sei in fatica e il cervello non ragiona bene, di solito fa la scelta sbagliata. Il lavoro fisico incide proprio sulla scelta giusta al momento della fatica. E abbiamo lavorato bene, sempre sui nostri concetti. Non posso cambiare una settimana, gli do un insegnamento, la settimana dopo cambio, gli do delle incertezze. Incertezze dal lato del gioco, non hanno incertezze sul lato del gioco, perché sono convinti di quello che fanno. Manca il risultato. Il risultato è la medicina di tutte le cure. Noi arrivati in questo senso? Sono pronti subito, rimanere in campo subito? Sono più un problema per inserirli oppure è un... Stai parlando di Bidawi? Olivera non penso inizi da subito, stiamo valutando perché comunque veniva da un infortunio, anche se si stava allenando con la squadra, però ha avuto una tendinite che gli aveva un po' creato gli scompensi, quindi ha dovuto lavorare, abbiamo dovuto integrare dei lavori per portarlo al pari. Non posso permettere che a ritmi che andiamo noi, un giocatore nuovo si deve adeguare, deve avere dell'ambientamento, e questi giorni non abbiamo potuto lavorare molto bene con complice le condizioni climatiche, quindi ci vado un po' più cauto, mentre Bidawi l'ho visto bene, ha giocato lui, fino adesso ha giocato, l'ultima partita risale due settimane fa, si è comunque sempre allenato, quindi quello è un giocatore pronto. Poi tendenzialmente sarei orientato a schierarlo, però la formazione la faccio per domani mattina, tendenzialmente, a meno che non abbia delle altre implicazioni tattiche, ma è un giocatore pronto. Altri nuovi? C'ho altri nuovi. Figlio Meni, capitolo a parte, anche lui ha avuto dei problemi fisici, ma vecchi, però l'ho trovato bene, l'ho trovato... soprattutto voglioso di rispolverarsi, perché mi hanno detto, io non seguivo magari prima quando c'era lui in Latina, mi ha detto che ha fatto un ottimo campionato finché ha giocato, poi ha avuto un grosso infortunio, ho visto naturalmente delle partite in cui giocava, è un buon giocatore, devo dire, non lo conoscevo prima, è un buon giocatore, quindi ho avallato il suo ritorno quando poi l'ho visto giocare, ho visto delle partite. Non penso inizi però dall'inizio, perché voglio essere sicuro, perché a livello è diverso, a livello tattico la fase difensiva per me deve essere molto specifica ed è molto, molto curata, quindi devo prima integrarla. Olivera, che ruolo lo vede visto? Olivera è un centrocampista, si è adattato a fare tutti i ruoli del centrocampo, sia nei 3 che nei 4, nel 2-1. Un giocatore che conosco molto bene, ha delle capacità tecniche, ha un passaggio filtrante, una lettura della giocata non normale per un giocatore della sua storia.
so se voi ricordate quando giocava con me, questo era un grande giocatore. Capello l'aveva messo in banchina, l'aveva messo in banchina a Camoranesi per far giocare Olivera, quindi stiamo parlando di un giocatore che lì era straordinario, che poi è stato adattato, diversi infortuni, non sai come ti va poi la carriera, ma è un gran giocatore, è bello, bello, elegante, concreto, cattivo, uruguaiano, io sono un certo film con gli uruguaiani, quindi ho bisogno di un uruguaiano in squadra. Sono molto contento. Sì, lavora nel centrocampo, adesso non ha difficoltà, sto andando. È uno dei tre. Sì, uno dei tre. Oggi colore. Ragazzi sto andando. È colore, fa bene questo. Sì, chiamiamo Montero. Eh? Chiamiamo pure Montero. Infatti adesso lo metto dietro. Sicuramente ci divertiamo, quindi ci divertiamo. Te dava il tunnel al limite dell'area piccola, Monterrey, e li usciva sempre. Se non riusciva bene, mi dava qualcuno, qualche fotografo, qualche altro. Mamma mia. Senta, mister, in avanti. In avanti? In avanti, cosa vuoi sapere in avanti? Con chi giocheremo, con Sforzini? Sto valutando. O tu Matisse andare in campo dal primo minuto? Sì. A destra invece? Così dici tutta la formazione mister. Ragazzi, sono quelli, non è che ci inventiamo, sono quelli. Sono quelli. Domani sì, penso che gioca. Come sta Sforzini? Sforzini sta alla grande. Fisicamente sta benissimo. Fisicamente, scherzi a parte, Nando, ho un rapporto con lui che va al di là perché ci conosciamo da tempo e non sapete il dispiacere che mi ha dato, che mi dà che non riesca a fare quello che è stato chiamato a fare, molto probabilmente anche per colpa mia, perché se lui non realizza la colpa è mia e mi dispiace molto perché si è sempre fatto trovare pronto nel lavoro, a livello tattico, a livello fisico, non posso muovermi una critica e se non ha realizzato i gol che doveva, la colpa sicuramente è mia. La sua squadra può cambiare a seconda delle condizioni del campo, cioè al momento ha un'idea, magari domani può cambiare all'ultimo vedendo il campo pesante. A livello di uomini. Mi sta prendendo in giro. Che magari metti con un campo normale, pensa a Pettinari prima punta, con un campo pesante invece serve Sforzini. Un'idea mia, magari così buttata lì. Grazie per l'idea. Facciamo come Stramaccioni che dice quando sarai l'allenatore della Tina. No, ragazzi, voi ne avete visto, questi giocatori molto bene, conoscete molto meglio di me, quindi perché li avete seguiti da molto più tempo di me. E io, ragazzi, se qualcuno mi dimostra che ha ragione, io non... A proposito, mister, di questa cosa, no? La settimana scorsa in una trasmissione TV c'erano mister Buccilli, non so se lo conosce, e poi c'era Incocciati, che penso lo conosceranno. Sì. Le hanno mosso alcune critiche anche abbastanza pesanti, perché hanno detto che è un suicidio far giocare Ristotti come ala e non come terzino. Sì. Il suicidio, addirittura il suicidio. Suicidio. Ma perché parlate quando quella posizione di Stoschi lo additate come una punta? Io non ho mai detto di giocare con un 4-3 classico. Sì, questo l'ha sempre detto, con il libro, non l'attacco. È una questione soltanto, ma a volte, perché il ragazzo, anche stiamo... ha fatto due partite in quella posizione, cioè non può sapere tutto, fa ancora degli errori perché ancora non abbiamo ben non completato l'opera, non è un'opera comunque da completare, ma non è che lui faccia la punta. Sì, sì, la domanda era questa qui, infatti, sì. Visto che mancherà Angelo per squalifica, sì. Lei dirotterà e arretrerà Ristotti? Sto valutando questa ipotesi. Ma solo perché, cioè, mi fa ridere perché continua. Io non ho mai detto di giocare con tre punte davanti, o 4-3 o 4. È come chi dice che gioca 3-5-2. Certo. Avete mai visto 3-5-2? Quello è un 5-3-2. Vabbè, chiaro, è chiaro, è un 5-3-2. Il 3-5-2 è una fantasia. No, perché avete mai visto un quinto che sia una punta? Hai visto un quinto di un 3-5-2 che sia un attaccante? All'oratorio sì, tanto. Eh? All'oratorio tanto. Ah, sono tutti ex terzini, vero? Certo. Quindi non...
moduli lascia il tempo che trova, è soltanto per dare un'idea magari poi addetti ai lavori per spiegare dei tecnici per accontentare i giornalisti. Sì, no, per comunque dare dei numeri, quando voi chiedete dei numeri, poi quello che ci sarebbe da fare delle lezioni sui moduli. I moduli dipende da come vengono interpretati, come si calano dei giocatori e quello che l'allenatore vuole dai giocatori in determinate posizioni rispetto alla palla, rispetto alla porta, rispetto al reparto e ai compagni. Quindi sarebbe una discussione che poi non che mi perdo, arriviamo fino a domani e ancora stiamo qua. Certo, ho visto a proposito di tutte le vibrazioni tardi che c'erano, lei si è visto con Corte l'altro giorno, no? Sì. Vi siete parlati? Sì, parliamo spesso. Gli ha dato dei suggerimenti, lei gli ha dato a lui o cosa? Io gli ho detto a lui come allena la nazionale. Ho detto Marco, sai che hai ragione? No, però spesso anche... Sì, parliamo spesso a livello tattico, ma lui soprattutto mi ha avvalorato la mia filosofia a livello fisico, a livello di messaggi da dare alla squadra. In quello sono contento che anche lui mi ha assicurato che la strada giusta è quella, a livello mentale, a livello prestativo, a livello... Quindi sono ancora più convinto, se un allenatore del genere... alle mie stesse idee, sono ancora più convinto di quello che sul lavoro che vado a fare lo faccio ancora più convinto, non che me l'abbia detto lui, ma che lui me l'abbia confermato. Sicuramente perché veniamo da un percorso quasi identico a livello lavorativo, certo, dagli allenatori che abbiamo avuto, però delle mie convinzioni ne sono ancora più certo, soprattutto dopo Genero, certo, no? Perché non è che sono un tipo condizionabile, però il fatto che una persona del genere, il suo calibro, mi abbia confermato le mie idee mi spinge ancora di più ad andare nella direzione che ho intrapreso. Infatti la formazione la facevo adesso, chiamo Andrea, poi ci fanno la formazione. Ci aspettiamo partenze a sorpresa, effettivamente. Partenze, stiamo parlando di mercato. Allora, il mercato, purtroppo ragazzi, il mercato è la nota dolente, in questi momenti di difficoltà, perché condiziona e gli allenamenti e le teste dei giocatori, e talvolta è un male. Sicuramente è un bene quando vai comunque a correggere degli errori precedenti. Però nella testa di quasi l'intera rosa dei giocatori, qui parlo per esperienze personali, è condizionante. Finché non si chiude la finestra di mercato è come avere gli ormoni a mille in uno spogliatoio di pazzi, perché le voci sono sempre tante. Un giorno tirano di là, un giorno di là, anche se tu sai che non andrai via, però anche se ti dicono guarda, ci sta bene questa squadra che vorrebbe magari pensare a te, comunque anche se tu sei convinto e stai bene dove sei, di condizioni, quindi sono giorni da pazzi questi qua, e all'interno dello spogliatoio già con delle problematiche a livello di risultato possono condizionare, e stiamo cercando di appunto dare tranquillità sotto quel profilo e soprattutto la società a chi dovrà rimanere se ci sarà qualche partenza. Però è una condizione che mette in difficoltà noi come tutte le squadre di calcio. Quindi resterà volete levare anche Grimm? No, rimarrà sicuramente. L'ha detta la Calabria, giuro. È stato molto istintivo. Grimm è un ragazzo, un calciatore straordinario. Ha perso un po' di smalto sotto porta. Non è che abbia avuto mai questo smalto, però la sua abnegazione ha fatto comunque di migliorare anche a livello di lettura. Manca un po' di lettura, che sta pian piano che lavori sta facendo, di lettura delle giocate, dei tempi di inserimento che la sua natura lo portavano sempre ad inserirsi, però non è mai stata studiata comunque corretta questa sua intraprendenza a livello offensivo. È una cosa più naturale, anche incanalata nel discorso schematico. Però un giocatore straordinario, un ragazzo bravissimo. Visti tanti over, c'è il rischio che qualcuno resti fuori roba? Sì. Le liste purtroppo, ne abbiamo parlato l'altro giorno con Abodi nella riunione che abbiamo avuto con gli allenatori, vogliono... Sì, c'è il pericolo, e per le nuove leggi che arriveranno. E tuttora la rosa attuale, sì, c'è il rischio.